Buonasera, pochi fenomeni naturali suscitano interesse e curiosità come i vulcani e non a caso attorno ad essi è nata una forma di turismo che riscontra anche un buon successo, un po' per l'irresistibile fascino del rischio, ma soprattutto per la spettacolarità dei fenomeni vulcanici. Le telecamere di Speciale TG1 ci mostreranno stasera due aspetti dell'attività dei vulcani italiani. Vedremo per la prima volta crateri sommersi nel cuore delle isole Eolie. L'attività vulcanica sottomarina ha prodotto, tra l'altro, lo sprofondamento di antiche terme romane ed una serie di fenomeni particolarmente interessanti e spettacolari. Ci sposteremo quindi in superficie a Vulcano in compagnia di studiosi e scienziati che tengono sotto osservazione questi fenomeni per il nostro paese. Il reportage è di Franco Capodarte. C'è chi balla sotto la pioggia, c'è chi balla sotto i vulcani, come fa Claudia, una fotomodella subacquea famosa nelle acque eoliane del Gattopardo. Qui gli scienziati stanno studiando un fenomeno sottomarino che, se da un lato dà spettacolo tanto da ispirare un balletto, dall'altro rappresenta una fonte preziosa di informazioni inviate direttamente dalle viscere della Terra, dove ribolle il magma vulcanico. Il problema è di andarli a raccogliere sul fondo questi dati, in uno scenario fantastico, per la prima volta documentato da Speciale TG1. Con le telecamere seguiamo l'uscita fragorosa e un po' inquietante delle fumarole subacquee attraverso una serie di varchi fra le rocce del fondale a est di Panarea, una delle sette isole Eolie. Ci troviamo al centro di un immenso edificio vulcanico quasi completamente sommerso. Il gorgoglio delle bolle si infrange contro la telecamera, mentre un sapore di zolfo si insinua all'interno dei nostri erogatori. La natura splendente del mare delle Eolie sembra come divorata dalla forza inarrestabile di milioni di bolle di gas che non giungono tutte in superficie, ma si disciolgono in gran parte nell'acqua del mare. Soltanto da questa fossa, dove si registra una temperatura di 50 gradi, vengono esalati ogni giorno 400.000 litri di anidride carbonica. I pesci si tengono prudentemente alla larga da questo mare di veleni, mentre la vita delle vicine colonie di alghe è totalmente cancellata oppure tenta una difesa disperata sotto un ombrello acido di zolfo che al contatto con l'acqua si rapprende e si fissa sulle foglie come fiocchi di neve. La reazione dei gas con l'acqua marina dà luogo ad altri fenomeni, come questo, quasi irreale, dove depositi di un candore abbagliante che non ha riscontri sul fondo marino tappezzano le pareti rocciose di una cavità da cui s'avverte il respiro roco del vulcano strozzato dalla colonna d'acqua.
ed ecco le stesse fumarole come sono a terra, in una realtà non più nascosta ed esclusiva, ma offerta agli occhi di tutti e che attira ogni anno masse crescenti di turisti. Un altro spettacolo affascinante della natura con i gas che vengono fuori a 600 gradi centigradi, sul cratere La Fossa di Vulcano, l'isola delle Eolie che ha dato il nome ai vulcani, sede mitica del dio del fuoco. Nelle giornate limpide, da quassù si vedono tutte e sette le Eolie. Ed è qui che incontriamo il professor Franco Barberi, responsabile del settore vulcanologico della Commissione Grandi Rischi e ordinario di vulcanologia dell'Università di Pisa. Dall'alto del cratere La Fossa siamo in una giornata di particolare intensità fumarolica. Sì, l'attività fumarolica è molto intensa, questo è già da parecchi mesi. Poi nelle giornate particolari dipende dall'umidità, per esempio oggi con l'umidità abbastanza alta dell'aria il vapore si condensa subito e l'attività sembra molto imponente, però lo è di fatto imponente. Qualche anno fa si passeggiava attraversando queste fumarole senza difficoltà, adesso è già impossibile. Ecco, questo è un esempio classico dei tipi di fenomeni che ci sono sui crateri dei vulcani attivi e che servono a controllarne lo stato di attività. Si può vedere una serie di fratture che sono generate dalla spinta del magma e dei gas sotto il cratere e che si aprono sollevando il vulcano e generando tutta una serie di terremoti. Lungo queste fratture poi risalgono alla superficie gas ad alta temperatura del magma. Allora, controllando la composizione di questi gas, la loro temperatura, si può vedere, seguire passo passo il processo di avvicinamento del magma alla superficie. Per esempio a Vulcano, nell'arco degli ultimi 10 anni è andata aumentando molto fortemente l'emanazione dei gas. Se uno vedesse un'immagine di 10 anni fa non riconoscerebbe il cratere, praticamente le fumarole erano quasi assenti. La temperatura era allora solo 270 gradi, adesso nell'agosto di quest'anno è arrivata a quasi 600, sono 590 gradi centigradi, molto molto alta, a indicare che il sistema è in progressiva fratturazione, che il magma è vicino alla superficie. Però ancora una volta non basta un solo parametro, ma occorrono tutta una serie di altri indizi per dire che il vulcano si sta risvegliando. Qui per esempio non c'è sismicità per fortuna, cioè non ci sono terremoti. Se il magma, prima che il magma arrivi alla superficie, tutta questa zona si deve spaccare, fratturare, la quantità di gas ancora crescere, la temperatura aumentare e soprattutto il vulcano sollevarsi e generarsi un gran numero di terremoti. Ecco, la sorveglianza vulcanica significa controllare continuamente con strumenti automatici tutti questi parametri, inviare dati a un centro dove vengono elaborati automaticamente in modo da seguire ogni momento 24 ore su 24 lo stato di salute del vulcano. Senta professore, qui siamo investiti da zolfo ed altri vapori, ma di che si tratta? È pericoloso respirare questo che stiamo respirando adesso? Ecco, il gas che sta uscendo di qui, il componente principale è vapor d'acqua, che come tale è innocuo a parte l'alta temperatura, per cui se uno si avvicina troppo si scotta. Invece gli altri gas sono tutti pericolosi. Anidride carbonica è il secondo gas per abbondanza e per esempio ogni tanto qualcuno scende in maniera molto imprudente nel cratere. L'anidride carbonica è un gas più pesante dell'aria, quindi non va in alto ma scende verso il basso, si accumula nelle depressioni. In assenza di vento nel fondo del cratere ci può essere una concentrazione pericolosa, per cui è veramente imprudente scendere nel cratere. Altri gas molto abbondanti qui si vede dal colore giallo, che è il zolfo che viene depositato, sono cristalli di zolfo sublimati, cioè depositati direttamente dal gas, quindi questo indica che ci sono gas di zolfo che sono sostanzialmente due, anidride solforosa e acido solfidrico. Ecco, questi sono gas pericolosi, sono gas tossici e respirare la fumarola è molto pericoloso sia per la presenza dell'anidride carbonica che per i gas di zolfo. Spesso, chissà perché, i visitatori, i turisti che arrivano qui sul cratere pensano che sia benefico respirare questi gas, invece fanno una grossa fesseria. Poi si sente anche un rumore abbastanza inquietante, come fosse una cascata. Ma questa non è, sì, si sente un rumore, si sente un fruscio, questa non è una cascata, questa è la vibrazione che il gas sotto pressione esercita lungo le pareti della frattura. Pensiamo che per arrivare a 590 gradi in superficie bisogna che questo gas abbia una certa pressione, altrimenti verrebbe su molto lentamente e quindi si raffredderebbe pian piano equilibrandosi con la temperatura esterna. Il fatto che abbia una temperatura così alta vuol dire che nel sottosuolo ha una certa pressione. Allora esce
Naturalmente qui arriva con una pressione che è in equilibrio con quella atmosferica, ma sotto, nel sottosuolo, viaggia molto veloce. Allora il fruscio che sentiamo è il rumore del convoglio di gas, del flusso di gas che urta contro le pareti. Se mettessimo qui un sismografo, e ce ne abbiamo intorno al vulcano, vedremmo una vibrazione di alta frequenza che non è un terremoto, ma è un fenomeno che si chiama tremore, cioè il suolo che viene, entra in risonanza e trema proprio per l'azione di flusso dei gas lungo le pareti delle fratture. Lo stesso avviene sott'acqua, ma qui c'è l'amplificazione delle bolle che si infrangono ad aggiungere rumore ai rumori. I candidi depositi sono formati da zolfo a grana estremamente minuta, fissato ad un supporto organico. Le esalazioni di gas sono costituite per il 90% da anidride carbonica e per il resto da idrogeno solforato dal caratteristico odore di uova marce e di minori quantità di metano, monossido di carbonio, idrogeno ed elio. Un bel cocktail di gas che provengono dal degassamento di una massa magmatica posta a qualche chilometro di profondità. Ma c'è pericolo? Allo stato attuale, secondo gli scienziati, il livello di attività non suscita alcuna preoccupazione. Tuttavia, non si sa mai, e dal 1985 queste fumarole sono state sottoposte a regolare controllo. E così si è potuto vedere che negli ultimi 2 anni la febbre del vulcano sommerso è aumentata con apprezzabili variazioni, sia nella composizione chimica che nella quantità dei gas emessi. Queste esalazioni sono normalmente accompagnate da fuoriuscita di acque termali con temperature spesso superiori ai 50 gradi. A tastare il polso del vulcano sommerso si alternano studiosi e ricercatori delle università di Bologna e di Palermo, dell'Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania e dell'Istituto di Geochimica dei Fluidi del CNR di Palermo. Queste attività sono coordinate dal Gruppo Nazionale per la Vulcanologia, presieduto dal professor Franco Barberi. Noi stiamo seguendo il professor Mario Nuccio, dell'Università di Palermo, e il dottor Franco Italiano, del CNR, sempre di Palermo. Gli strumenti adoperati sono sostanzialmente 2. Il primo è un imbuto di captazione per il campionamento dei gas in apposite bottiglie di vetro dotate di doppio rubinetto. I campioni, così raccolti, vengono poi sottoposti a varie analisi di tipo chimico ed isotopico, che consentono di risalire alla genesi di ciascun componente. La seconda apparecchiatura è un misuratore di flusso gassoso e indica la quantità di gas emesso nel tempo. Dunque, una sorveglianza costante viene applicata a questo singolare edificio vulcanico, sorto all'interno di un'altra struttura vulcanica di dimensioni assai maggiori, costituita da una caldera che comprende da una parte il versante nord-orientale di Panarea, con le manifestazioni fumaroliche della calcara, e dall'altra gli isolotti ad est dell'isola, Panarelli, Dattilo a punta triangolare, Lisca Nera, Bottaro e Lisca Bianca. Se i vigilantes sottomarini fanno buona guardia, in superficie funziona un apparato di sorveglianza come pochi al mondo. Allora, questo vulcano viene sorvegliato con reti permanenti che controllano la sismicità, ci sono sismografi disseminati su tutta l'isola, ci sono poi controlli permanenti attraverso dei clinometri che controllano le variazioni di inclinazione del fianco del vulcano, cioè i sollevamenti, e poi delle stazioni, ne possiamo vedere qui in mezzo a queste fumarole alcune, che controllano alcuni parametri chimici, per esempio quanto idrogeno viene emesso dalle fumarole e la temperatura. Tutti questi dati vengono teletrasmessi automaticamente via radio a un osservatorio che è a Lipari. Qui rimbalzano sempre via radio o via cavo telefonico agli istituti del CNR, dove ci sono centri automatici per l'elaborazione dei dati. E poi abbiamo giusto in questi giorni inaugurato un centro a vulcano dove c'è, diciamo, la possibilità di elaborazioni in posto. Accanto a questo, che è la rete permanente di sorveglianza, che ha quindi il compito di seguire ogni indizio del movimento del magma verso la superficie, ci sono poi squadre di vulcanologi, geofisici, geochimici, che con grande frequenza, diciamo almeno un paio di volte al mese, vengono sull'isola e fanno delle misure di altra natura, per esempio tutta la composizione chimica
di queste fumarole viene analizzata, tutti i gas, i componenti vengono analizzati anche componenti rari, per esempio isotopi, fatte analisi molto raffinate, poi vengono fatte delle misure a distanza con strumenti, in particolare misure con un geodimetro a laser, che è uno strumento di altissima precisione, che è capace di misurare con precisioni fino a un millimetro su distanze di un chilometro gli spostamenti di distanze fra caposaldi, e quindi tutto questo serve per verificare momento per momento quello che succede. La stessa cosa la facciamo su tutti gli altri vulcani italiani, e quindi naturalmente è un processo che è soprattutto cominciato meno di 10 anni fa, tutta questa attività di sorveglianza dei vulcani italiani, soprattutto con grossa sforzo. Quindi adesso negli ultimi anni abbiamo fatto grossi progressi, molti altri ne dobbiamo ancora fare. Soprattutto il grosso problema che abbiamo è quello che tutto questo è basato sul volontarismo delle persone, cioè non abbiamo una struttura in cui ci siano tecnici, ricercatori pagati per fare questo mestiere. Viene fatto perché, diciamo, ci sono molti vulcanologi, tecnici, che sentono, diciamo, che non si può studiare un vulcano senza preoccuparci delle implicazioni sociali, della sicurezza della popolazione che ci vive. E poi avete visto, salendo sul vulcano, che ci sono anche altri gruppi di volontari, per esempio studenti, che con grande entusiasmo danno una mano quando ce n'è bisogno. Proprio come avviene sott'acqua, dove il volontariato di scienziati e ricercatori è completo. Eppure, nessuna legislazione in Italia prevede ancora la figura professionale dello studioso che ricorre all'attività subacquea come strumento per portare avanti il proprio lavoro, spesso assai delicato. In poche parole, questi uomini, ma ci sono anche molte donne, vanno sott'acqua per tutti noi e per la nostra sicurezza, a proprio rischio e pericolo e senza prendere una lira in più. Le fumarole sommerse di Panarea esalano a una profondità media di 20 metri da una fratturazione della roccia che rispecchia le grosse linee di rottura tettoniche, cioè provocate da movimenti della crosta terrestre presenti nella regione eoliana e quindi anche a terra. L'area della nostra immersione è compresa all'interno di una struttura vulcanica che si è generata in seguito ad un'intensa attività probabilmente esplosiva. Siamo ormai vicini al cuore del vulcano. Dal soffitto di questa grotta si distaccano gli agglomerati di zolfo e formano un turbinio fantasmagorico nelle acque di cristallo. A lungo ne restiamo avvolti completamente, fino a perdere l'orientamento. Ma non importa, sembra una magica avventura dove tutto continua ad essere realtà e tutto appare fantasia. Ma il più bello deve ancora venire. Usciti dalla cortina solforosa, scorgiamo sul fondo una larga chiazza rossastra, composta di idrossidi di ferro finemente dispersi. Pensiamo di sognare. Non abbiamo alcuna fonte luminosa con noi e il colore rosso, sott'acqua, a causa del fenomeno dell'assorbimento, scompare già ai primi metri di profondità. Occorre una lampada per metterlo in chiaro. Qui invece, a 21 metri, appare nitidamente, come se fosse investito da una luce misteriosa. Mai ci era capitato di assistere ad un fenomeno di questo genere. Tutto ciò che vediamo, sarà bene ripeterlo, è a luce ambiente. Evidentemente, questa sostanza riesce a stravolgere le regole fisiche conosciute e a farsi vedere con il suo colore reale anche laddove questo non sarebbe possibile. La nube staziona al di sopra di una cavità che decidiamo di esplorare. La sensazione è quella di forzare le porte di un vulcano che esplode. Sott'acqua si può fare ciò che in terra sarebbe vietato.
Il nuovo centro operativo di Vulcano dispone del primo sistema al mondo di controllo a distanza dell'attività vulcanica. Dal centro è possibile telecomandare una telecamera da ripresa collocata presso l'osservatorio di Lipari e puntata sul cratere di Vulcano distante appena 4 km. In tal modo si ha anche un controllo visivo dei fenomeni con la possibilità di variare sia il campo di ripresa che l'angolo. Le immagini a colori o all'infrarosso vengono registrate per essere messe a confronto e per avere i parametri di variazione. Ma esiste a Vulcano una zona che si possa definire pericolosa? Questa è effettivamente la zona attualmente più preoccupante di Vulcano. Quelle fratture che vediamo davanti a noi, dove ci sono le fumarole, quelle chiazze gialle, sono di formazione recente, si sono formate piano piano negli ultimi 2 anni e adesso c'è un settore del vulcano che qui rischia di crollare da un momento all'altro, tanto che l'accesso al vulcano attraverso questo sentiero è vietato e c'è la ricerca di un sentiero alternativo. La preoccupazione non è soltanto quella legata al fatto che può crollare un pezzo del vulcano e come si vede le case sono vicinissime al pendio del vulcano, cioè proprio veramente ai piedi del cono, quanto anche la possibilità che dietro questa massa di rocce che frana ci possa essere una fuoriuscita violenta di gas. Cioè se c'è un accumulo, una sacca di gas sotto pressione, questa potrebbe uscire e creare problemi. Allora, negli ultimi mesi lo sforzo di ricerca è stato quello di cercare di capire se questo pericolo esiste, cioè se questi gas ci sono, e per fortuna possiamo dire che diciamo questi gas non ci sono. Non abbiamo evidenza di questa pressione. Se ci fossero stati, credo che sarebbe stato molto pericoloso vivere a Vulcano. Per fortuna questo pericolo attualmente non c'è. Portiamoci di nuovo al centro delle fumarole per seguire un altro tipo di misurazione. Qui si sta misurando la temperatura di una di queste fumarole del cratere di Vulcano. C'è una termocoppia che viene piantata nella frattura da cui escono i gas e si vede che progressivamente la temperatura cresce. Adesso potete leggere 307, 308, 309 gradi. La temperatura cambia da punto a punto a seconda della pressione del gas sottostante. Poi bisognerebbe piantare questa sonda un po' in profondità per avere i massimi valori. E la massima temperatura è 590 gradi in questa zona, in questo momento, ed è cresciuta di una cinquantina di gradi negli ultimi 4 mesi. In caso di eruzione, che cosa potrebbe succedere? Ecco, in caso di eruzione noi sappiamo molto bene quali sono i tipi di fenomeni che ci possiamo aspettare. Questo in base alla ricostruzione dell'eruzione del passato. Abbiamo anche simulato al calcolatore esattamente tutti i fenomeni che ci possiamo aspettare, quelli che avverrebbero, le zone che sarebbero colpite. Nel caso che la sorveglianza cominciasse a dire che ecco, è cominciata una sismicità, il vulcano sta salendo, le fumarole cominciano a inquietare, a questo punto diremmo il magma ha cominciato a viaggiare. Anche se sarebbe molto difficile fare una previsione temporale, certamente faremmo scattare il piano di evacuazione messo a punto con la prefettura di Messina, con la protezione civile. Per Vulcano questo? Per Vulcano e per tutti gli altri vulcani d'Italia. Qui ci sono, soprattutto durante l'estate, avete visto che addirittura si rischia quasi un incidente navale dal traffico fra gli scafi, navi, battelli. Cioè non esiste un problema da questo punto di vista, cioè dato un segnale d'allarme, la quantità di mezzi navali che potrebbero affluire per portare via i turisti, cioè il piano è stato fatto anche un attracco alternativo in una zona di totale sicurezza fuori dalla portata dell'eruzione per essere sicuri che in qualunque condizione diciamo la gente possa essere evacuata dall'isola. Quindi c'è un piano, mi sembra efficiente, mi sembra ragionevole, di protezione civile. C'è una piazzola fatta apposta per atterraggio di elicotteri in caso di emergenza, cioè sono zone dove si prevede che possano, in caso di mare agitato, attraccare dei barconi tipo quelli da sbarco militare. No, c'è un bel piano di protezione civile per Vulcano. Cioè, e questo non voglio che dire queste cose spaventi chi ci senta. Le misure di prevenzione sono indispensabili per assicurare in caso di emergenza che tutto è pronto e che si sappia quello che va fatto, cioè, altrimenti vorrebbe dire essere impreparati a fronteggiare le emergenze. Altre sensazionali rivelazioni stanno per fornirci le acque del vulcano a est di Panarea, dove torniamo con i due vulcanologi Nuccio e Italiano. La caldera in cui nuovamente ci immergiamo si è formata 100.000 anni fa, mentre l'ultima attività vulcanica dell'edificio ricoperto dalle acque viene fissata a 35.000 anni or sono.
è stata questa un'ulteriore conquista degli studi subacquei. Infatti, una stima basata sul rilascio dell'energia trasportata dai fluidi termali sottomarini ha fatto ringiovanire il vulcanismo di Panarea dai 580.000 anni che gli erano stati attribuiti ai 35.000 anni risultati in seguito ai nuovi calcoli. Questa stima, d'altronde, ha trovato perfetto riscontro con lo studio di alcuni prodotti basici a terra e con le nuove datazioni radiometriche condotte dai ricercatori di Bologna e di Catania. Ma procedendo nelle ricerche, ecco venire alla luce un'altra scoperta strabiliante. Un attento esame mineralogico e geochimico, alcune strutture in pietra localizzate sott'acqua, rivelano la presenza di una malta, cioè di un legante, opera sicura dell'uomo. Risulta così evidente che a strutture naturali siano state sovrapposte delle murature realizzate in blocchi di roccia, talvolta spigolosa, oppure arrotondata, cementati insieme da una malta, e in qualche caso perfino intonacati. Vengono anche identificate alcune pavimentazioni in pietra squadrata, alcuni sedili a gradoni e varie aperture d'accesso ai locali. Dalle riprese sottomarine delle nostre telecamere appaiono perfino accenni di copertura avvolta. Lo spessore di queste murature varia da 10 a 20 centimetri. Più raramente è possibile osservare murature massicce dello spessore di 50-60 centimetri realizzate a secco con blocchi giustapposti. Ai margini di queste strutture sono numerosi i ciottoli e i blocchi arrotondati, testimonianze di un'antica linea di spiaggia. Su questi ciotoli, un tempo l'uomo veniva a prendere il sole. Ora sono coperti da una massa d'acqua dagli 8 ai 14 metri. Segno evidente che in passato si è verificato un fenomeno di sprofondamento, certamente legato all'attività vulcanica e tettonica. L'avanzato stato di alterazione delle rocce fa pensare ad un'intensa quanto diffusa attività termale in passato, che potrebbe essere messa in correlazione con l'insediamento umano su queste rive. Le vicine fumarole della calcara di Panarea sono state oggetto di culto nella prima metà del bronzo. Successivamente i romani hanno mostrato grande interesse a questo tipo di manifestazioni naturali, fino a costruire delle terme molto frequentate nelle zone ritenute più adatte. Allo stato attuale delle ricerche non è possibile datare con esattezza questi ruderi, perché non vi sono stati rinvenuti materiali ceramici o altri oggetti riferibili ad un'età. Si può soltanto avanzare l'ipotesi che queste terme risalgano ad epoca romana, anche in considerazione di ciò che è stato rinvenuto dagli archeologi sugli isolotti vicini, e cioè ceramiche di varia fattura comprese fra il III secolo a.C. e il II secolo d.C., ruderi di una villa e di cisterne romane. Inoltre sono state notate alcune analogie fra gli elementi che compongono la malta delle strutture sommerse e quelli della malta romana. Gli scienziati che ci hanno accompagnato sui ruderi e il dottor Stefano Bellia dell'Università di Palermo sostengono che le caratteristiche geochimiche dei gas prelevati sott'acqua e studiati, lo sprofondamento delle strutture murarie e la rilettura di testi antichi fanno pensare che la zona sia stata interessata da eventi vulcanici a carattere esplosivo in tempi storici e che pertanto il vulcanismo di tale settore debba ritenersi tuttora attivo. Lo storico Strabone, in particolare, ha parlato di un'eruzione catastrofica nell'area di Panarea con il mare che si è sollevato di 50 metri nel 126 a.C.
Professore, a proposito dei vulcani d'Italia, ecco, è possibile fare una graduatoria, una classifica della loro pericolosità? Per valutare la pericolosità bisogna tener conto della densità di popolazione, del valore economico della zona intorno al vulcano e poi del tipo di eruzione attesa. Tenendo conto di questi fattori, indiscutibilmente il vulcano più pericoloso, a maggior rischio d'Italia, è il Vesuvio, perché fa rare eruzioni ma di grandissima energia, esplosive, molto pericolose per le persone e poi soprattutto perché ci sono milioni di persone che vivono ai piedi del Vesuvio. Sono almeno 500.000 le persone esposte a rischio in caso di riattivazione del Vesuvio. Il secondo direi che ancora rimane nella zona napoletana, sono probabilmente i Campi Flegrei, la zona vicina a Pozzuoli, dove la frequenza di eruzioni è ancora più bassa, ma ancora ci sono centinaia di migliaia di persone che potrebbero essere interessate. Ecco, al terzo posto come pericolosità metterei, sempre prendendo come parametro di riferimento la vita umana, che credo che sia il valore essenziale, metterei l'isola di Vulcano d'estate, perché diciamo ci sono forse 10.000 persone esposte a rischio in caso di riattivazione. Io metterei solo al quarto posto l'Etna, nonostante che fa eruzioni molto frequentemente, quasi tutti gli anni fa eruzioni, quindi è il vero vulcano attivo che abbiamo nel paese, ma questo perché l'Etna può fare danni giganteschi. La città di Catania potrebbe essere largamente distrutta, quindi dal punto di vista economico potrebbe produrre dei danni veramente rilevanti, ma se prendiamo come valore di riferimento essenziale la vita umana, ecco, l'Etna è un vulcano che per il tipo di eruzione, non essendo un vulcano esplosivo, producendo soltanto colate laviche, che danno normalmente tutto il tempo di evacuare le persone, e diciamo non presenta pericoli per le persone, allora lo metterei soltanto a quella in quarta posizione. Infine, diciamo, fra i vulcani veramente attivi, per ultimo ci va messo lo Stromboli, che è un vulcano con pochissimi pericoli, perché la zona pericolosa che può essere invasa dalle colate o che può essere interessata dalla ricaduta dei prodotti esplosivi è una zona sostanzialmente disabitata, e quindi diciamo lo Stromboli è un vulcano bellissimo, è un vulcano spettacolare, ma che non fa problemi. Allora, diciamo, per chiudere l'elenco dobbiamo considerare ancora che zone potenzialmente attive dal punto di vista vulcanico sono l'isola di Lipari, l'isola di Ischia e l'isola di Pantelleria, però in tutte queste tre isole la probabilità di riattivazione è molto bassa, quindi diciamo che sono veramente molto staccate nella graduatoria dei rischi, perché lì la probabilità di eruzione è veramente molto bassa. Stiamo ora per raggiungere, a bordo dell'imbarcazione oceanografica Altair I del comandante Giuseppe Meglio, il più importante cono vulcanico di pomice bianca presente nel bacino del Mediterraneo, quello di Lipari. È il prodotto dell'ultima attività eruttiva avvenuta nell'isola nel VII secolo d.C. Questa struttura vulcanica è abbastanza importante proprio per la sua imponenza, per la sua particolarità di essere costituita praticamente da prodotti che hanno caratteristiche esplosive, un'attività esplosiva molto particolare e in cui il magma viene praticamente soffiato dai gas vulcanici, appunto in seguito a questa attività effusiva e di tipo esplosivo, più o meno è un tipo di fenomeno che può ricordare lo zucchero soffiato, cioè a dire il prodotto magmatico di per sé è scuro, ma assume un colore bianco candido proprio per la presenza di questi di quest'aria, di questo gas incluso nella pomice. Nella parte più bassa possiamo vedere, appunto più o meno dove ci sono quelle case, c'è una roccia più compatta che è costituita proprio da un vero e proprio flusso di tipo lavico, costituito praticamente da un flusso laminare di ossidiana. L'ossidiana più bella, quella che cui siamo abituati a vedere nei soprammobili di alcuni salotti, la si ritrova invece proprio all'interno di queste cave di pomice. Man mano che cavano la pomice ogni tanto trovano enormi blocchi di ossidiana nera, compatta, assolutamente pura. E ovviamente è molto ricercata proprio per la sua bellezza, la sua lucentezza. L'ossidiana è stato tradizionalmente un prodotto commerciale dell'isola sin dal periodi preistorici, si ritrova un po' sparsa in tutta Europa e anche al di fuori dell'Europa, oggetto proprio di scambio, ed è possibile, è stato possibile proprio attraverso degli studi sulla composizione dell'ossidiana ricostruire
questa mappa della distribuzione degli scambi commerciali che l'isola aveva in tempi appunto nel Neolitico, per esempio. I vulcani attivi d'Italia rappresentano una calamita per centinaia di migliaia di turisti, come avviene ad esempio per le Hawaii. La nostra fortuna è di averle in casa, le Hawaii, in quella mirabile area geografica delle Eolie, definite il più bello fra i piccoli arcipelaghi del mondo. Ma il turismo dei piccoli gioielli della natura andrebbe strettamente regolato se non si vuol finire come la martoriata Vulcano, che nel mese d'agosto diventa invivibile a causa dell'assalto intensivo dei pendolari. Questa massa di gente si riversa sull'isola, la più vicina alla Sicilia, sin dalle prime ore del mattino e riparte la sera lasciando dietro di sé ogni genere di rifiuti. Un vero attentato all'integrità della natura. Ora il nuovo sindaco di Lipari, Mariano Bruno, sembra intenzionato a porre un serio rimedio a questo insostenibile stato di cose. Il nostro programma: sottrarre le isole Eolie al turismo selvaggio, farle tornare indietro nel tempo, renderle comunque fruibili a tutti, ma a dimensione umana, che è connessa alle dimensioni delle nostre isole e alle loro bellezze naturali, storiche, artistiche e culturali. C'è un'ultima curiosità che vi vogliamo raccontare. C'è chi pensa che la magica atmosfera dei vulcani dia un po' la testa, aiuti a sognare, ad essere felici. Sarà vero? Beh, in un certo senso sì, specialmente Vulcano, perché c'ha queste anidridi che tolgono ossigeno al cervello e quindi il pensiero si accorcia, diminuisce, certe forme di ansia spariscono. In questo senso, se meno si pensa, più si è contenti, l'isola di Vulcano in particolare aiuta la felicità. E subito dopo Vulcano? Ma forse Stromboli, perché ha questo senso di cupo, allora cupo per cupo tanto rimanerci. Cioè, è difficilissimo, però credo che ci siano dei problemi di microclima che sono importantissimi e sono male studiati. Vulcano sarebbe una sede meravigliosa per studiare questi problemi. Io ho visto gente arrivare qui con la gelosia, la ferocia, la scontentezza, bisognosi del giornale. Dopo un po', se anche arrivava il giornale, parlo di tanti anni fa, quando era difficile avere un giornale, non lo leggevano. Arrivano con un libro, poi pigliano il giallo, poi non leggono neanche il giallo. Poi arrivano con la carta da lettere, poi dovrebbero scrivere la lettera, non la scrivono. Scrivono il giorno prima di partire la cartolina dove genialmente ha scritto salutissimo. We'll be right back.